Oggi vi presentiamo un breve romanzo scritto dall'autrice giapponese Banana Yoshimoto, Il dolce domani. Quando vidi quel bastone di ferro conficcato nella mia pancia, pensai di non avere scampo. Ormai ero morta. Poi chissà perché fui colpita dalla ruggine che ne copriva l'intera superficie. L'istinto è imprevedibile. Che differenza poteva fare in quella condizione se il bastone era arrugginito o nuovo di zecca? Quell'immagine si fissò dentro di me, insegnandomi il principio che sta alla base di tutte le cose. La morte è sempre a un passo da noi ed è davvero solo a un piccolo passo, pensai. Ero in macchina con Yuichi, ragazzo con cui vivevo una relazione a distanza, lui a Kyoto e io a Tokyo. L'incidente avvenne lungo la strada per Kamigamo, dove si trovava il suo appartamento che fungeva anche da studio. Era fine estate, tornavamo alle terme di Kurama, ancora accaldati, decidemmo di passare appena fuori da Kibune, dove la strada, immersa nel silenzio e nella penombra, aveva il profumo della vegetazione. Eravamo poco distanti dallo spettacolo meraviglioso delle rive del fiume Kamo durante una piena fioritura. Yuichi nutriva grande rispetto e passione per il cantautore canadese Leonard Cohen, e infatti anche quella volta era la sua voce splendida, in una registrazione dal vivo a risuonare nell'abitacolo della macchina. La canzone era Lover, Lover, Lover. Cari lettori, ben ritrovati. Oggi vi presentiamo un breve romanzo scritto dall'autrice giapponese Banana Yoshimoto, Il dolce domani. Nata a Tokyo nel 1964, il suo vero nome è Mahoko, ma considerava questo pseudonimo grazioso e senz'altro più facile da ricordare in Occidente. Figlia di un noto e stimato filosofo degli anni 60, il suo primo libro, Kitchen, venne ristampato 60 volte in Giappone. Autrice molto prolifica, i suoi romanzi passano dall'azione all'introspezione e molti hanno protagoniste femminili. Questo romanzo è stato pubblicato da Feltrinelli nel 2020. La trama è veramente molto semplice. Inizia con l'incidente che la giovane Sayoko ha mentre è in automobile nei dintorni di Kyoto col suo fidanzato, un giovane e promettente scultore. Lei rimane gravemente ferita mentre il ragazzo muore. Durante il coma incontra il suo cane e suo nonno, morti da tempo, e una volta guarita si accorge di aver acquistato la facoltà di vedere gli spiriti dei defunti. Nel mondo in cui mi trovavo, il cielo aveva i colori magici dell'aurora o dell'arcobaleno. Tutto si infiammava del fulgore della vita, simile alla luce dell'alba e del tramonto. Le cime degli alberi ondeggiavano lievi alla brezza. Qualcosa intorno a me rilasciava una luce misteriosa, bagliori come soffioni che danzano nel vento. Immagini caleidoscopiche mutavano col passare dei giorni, mentre le stavo a guardare senza stancarmene mai. Che meraviglia, pensavo. Finché un giorno venne a prendermi mio nonno, morto improvvisamente tempo addietro. Lo vidi arrivare in sella alla sua moto lungo la strada dritta che veniva dalla montagna e pensai di stare sognando. Era impossibile. Non avrei mai creduto di poter rivedere quel nonno a cui volevo tanto bene. Il mio cuore era così sopraffatto dalla meraviglia che non mi chiesi mai se fossi viva o morta, sola o con qualcuno. «Monta su», disse il nonno, indicando la sella della sua Harley. Risposi che senza casco non se ne parlava, inoltre adesso avevo paura della strada. Ma lui tirò fuori i suoi vecchi modi da canaglia, sogghignò e non volle sentire ragioni. «Aspettami, torno presto», disse al mio cane. Lo strinsi mille volte a me, lo annusai. Poi cinsi con le braccia la schiena del nonno e adesso sentivo il suo odore, quell'odore che mi era mancato così tanto. Piansi per la nostalgia. Sayoko affronta un doloroso lutto e reagisce abbandonando il suo mondo ordinato e metodico, viaggiando fra Tokyo, la città dove abita con i suoi, e Kyoto, dove deve occuparsi di vuotare lo studio del suo ragazzo.
conosce nuovi amici, fra i quali un simpatico barista che gestisce il locale dove lei va per le sue bevute solitarie e che nasconde un segreto. Ma continua anche a frequentare i genitori di Yoichi, il suo fidanzato morto, ai quali è molto affezionata. Un giorno, mentre passa davanti a una casa, vede il fantasma di una donna affacciata alla finestra. Non avevo mai visto nessuno che ci abitasse, ma mi ero accorta che vicino alla finestra, all'angolo del primo piano, c'era il fantasma di una donna. Ogni volta mi sembrava di vedere un'ombra, alzavo la testa e la vedevo lì affacciata che sorrideva. Non ne avevo mai visti altri di fantasmi così. Era del tutto diversa dagli altri fantasmi che mi capitava di vedere per strada. Mentre loro davano l'impressione di pensare cose come «la mia vita è finita, non ho più niente, sono così preoccupato, non ce la faccio più», il suo viso sembrava dire «che mangio oggi?» oppure «cosa mi metto per l'appuntamento di stasera?». Sapevo che l'altro mondo era pieno di fenomeni privi di coerenza e decisi di non preoccuparmene più del dovuto. Di lei mi piaceva l'aria di chi vuole prendersela comoda ancora un po'. Vedere fantasmi è già una stranezza, se poi ti piacciono è ancora peggio. E se addirittura li trovi rassicuranti è la fine. Eppure, quando vedevo i suoi tratti così delicati, il corpo minuto, mi dicevo che vivere come morire e come tutto il resto non poteva essere poi così male. Questo pensavo ogni mattina mentre intorno a me la città si svegliava. Sayoko si imbatte in Ataru, il figlio di questa donna morta da poco, e trova un amico sincero e comprensivo che l'aiuterà a recuperare la gioia di vivere. Scoprirà un mondo meno tradizionale e conformista di quello che condivideva con i suoi genitori, ma con schemi più adatti al suo ritrovato Mabui, e cioè la sua vera essenza, la sua anima. Banana Yoshimoto ha scritto questo romanzo appena dopo il terremoto tsunami di Fukushima, con l'intenzione di dare un messaggio di speranza alla popolazione, e curiosamente l'uscita in Italia è coincisa col lockdown della primavera 2020, un momento doloroso per tante persone. Fa parte di quei libri che acquistano valore verso la fine, che sembrano cosparsi di ingenue banalità, ma che in realtà appartengono a un linguaggio tipicamente orientale, un po' come quello che si trova nei manga o nei cartoni animati giapponesi, che per noi occidentali, un po' disincantati, può sembrare infantile. La vita di tutti i giorni, con la sua concretezza, si mescola con una dimensione spirituale, dove il contatto con l'aldilà può essere un valore aggiunto e dove la presenza e l'influenza dello spirito degli antenati ha ancora importanza. Questo aspetto è spesso presente nei romanzi orientali, anche in quelli contemporanei. Consiglio questo piccolo libro senza grandi pretese, ma che porta un messaggio ben augurale a coloro che hanno subito una perdita o che attraversano un momento difficile, e anche a chi vuole leggere un romanzo poco impegnativo ma ben scritto. Ecco le parole dell'autrice nella postfazione. Il terremoto dell'11 marzo 2011 non ha cambiato solo la vita di coloro che l'hanno subito direttamente, ma anche tanto quella di chi, come me, abita a Tokyo. Forse non è evidente, ma questo romanzo è dedicato alle persone che in luoghi diversi hanno vissuto l'esperienza del terremoto, ai vivi e ai morti. Qualsiasi cosa scrivessi mi sembrava superficiale. A un certo punto, nel tentativo di esprimere il peso che mi portavo dentro, ho pensato perfino di recarmi sul posto come volontaria. Ma poi ci ho ripensato e mi sono detta che proprio perché erano giorni così difficili, fosse indispensabile scrivere. Mi sono detta che in molti forse avrebbero pensato: ma chi vuoi prendere in giro? A che cosa serve questo romanzo ingenuo? Ma poi ho pensato che io non scrivo opere colossali che mettano tutti d'accordo. Posso solo nel mio piccolo rivolgermi a quei pochi che per un motivo o per un altro si sentono aiutati o confortati leggendo i miei romanzi. Se anche solo una persona dovesse pensare che questo libro è arrivato proprio al momento giusto, se leggendolo riuscisse a riprendere fiato dopo tanto tempo, allora ne sarò felice. Voglio dire grazie a voi che lo leggete. Voglio dirvi solo grazie. Vi saluto con una citazione e vi do appuntamento al prossimo libro. Gli esseri umani vivono le loro vite all'interno di un enorme teatro e l'energia che riversano nel mondo è il loro biglietto d'ingresso.